Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi andiamo a provare Ashe. Non l'ho mai provata, nemmeno in Overwatch 1, e andiamo a provarla in questo Overwatch 2. Leggiamo le sue abilità quindi. Vipera, fucile semiautomatico, ok. Poi tasto destro, tieni premuto per ingrandire, danni e precisione aumentano a discapito della cadenza di fuoco, ok. Poi abbiamo Bob. Ok, questa la conosciamo come ultimate purtroppo, dato che è molto molto forte da subire. Chiama Bob, che carica in avanti respingendo i nemici in aria per poi attaccare con la sua artiglieria. Doppietta, respinge indietro Ashe e i nemici di fronte a lei. Ok, un modo per riposizionarsi. E dinamite, lancia un candelotto che esplode dopo breve tempo e immediatamente si è colpito. Ok, dai proviamola. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo questa serie che sto portando su Overwatch. Ho già fatto tutti i tank e ho fatto Kiriko dei support e anche qualche personaggio di danno come soldato e Sojourn per esempio. Anche Echo. Ah, questo Echo diminuisce la cadenza di fuoco, però è forte, eh. Alla faccia! Che danni mi hanno fatto? Ok, devo stare attento perché ora sono abituato a giocare con i tank. Devo stare molto più attento. Vabbè, questi danni da parte di Lucio non hanno senso. Cioè mi ha fatto un headshot, mi ha tolto 3/4 di vita. Va bene. Vediamo quanto possiamo lanciare lontano la dinamite. Non troppo, credo. No, è arrivata là. Ho colpito qualcuno? No. Ok, bisogna effettivamente deve avere della mira qui, per giocare a lei. Non è come giocare i tank. Ah, è semi-automatico, ok. No, ho cercato di buttarlo giù. Dai, però non colpisco mai nessuno. Sono davvero negato con la mira. E qua mi hanno disintegrato, Junkrat mi ha disintegrato. Penso di stare usando tutte le abilità che ho disponibili, sì. Ho usato sia il maiuscolo per riposizionarmi e cercare di buttare giù Rodog, sia il candelotto di dinamite. Dovrei usarlo tipo magari il candelotto di dinamite. E dovrei mirare meglio, questo è sicuro. Lasciatemi anche dei commenti per consigliarmi magari come usare al meglio questo personaggio, perché vi ricordo che è la prima volta che lo utilizzo, eh. È la prima volta. Dove sono tutti? Bisognerebbe tirare giù lei. Vabbè, Rodog ha tirato giù tutti. Dai, ho cercato di farlo esplodere. Bisogna tirare giù la curatrice, altrimenti è inutile. Oddio, bomba in buca, via. Ok, mi sono sacrificato per prendere la bomba in faccia, però non dovrei farlo. A livello di danni sto facendo schifo, ragazzi, me ne rendo conto. È un champion che pensavo fosse un po' più semplice da usare, invece... usi questa mira, però è un po' difficile colpirci la gente. È un po' come Hanzo, cioè alla fine gli headshot sono botte di culo. Dove è andata la mia dinamite? Qualcuno ha colpito. Cioè, sono morto di nuovo praticamente. Devo stare attentissimo. Niente. Che la dinamite devi colpirla, non ha senso lasciarla poi lì a scoppiare. Va bene, è la prima volta che lo usiamo, quindi è normale anche fare schifo. Vediamo se si riesce a migliorare, eh. Hai sentito il nuovo album degli Antler? Vediamo un po'. Il nuovo album degli Antler Antler? Certo. Va bene. Beh, che ne pensi? Riusciamo a fare canestro con Ashe? Bello! Woohoo! Canestrone! Ez, easy boy! Vabbè ragazzi, faccio schifo a sparare, però ho fatto il mio primo canestro della mia vita. Ah, è vero, non sono soldato. Volevo fare lo scatto per andare a prendere la gente. Ok, solo che voglio cercare di non colpire i tank.
Non ho colpito nessuno. Buono, dai, prima kill ragazzi, prima kill. Si sta migliorando, niente. Rodog mi ha cacciato. Letteralmente mi ha seguito, guardatelo lì. Top stoop, parola vietata su YouTube. Guardalo, fiero. Dai raga, prima kill, prima kill. Stiamo migliorando. Tra l'altro contro un'altra Ashe, quindi armi pari lottavamo. Dai, dai. Devo tirare la dinamite, ragazzi. Devo tirare la dinamite e colpirla. Oh, ma là c'è qualcuno che rompe. Vabbè, ragazzi, ma che palle. Perché lei mi colpisce così tanto, io no? Perché io faccio cacare, evidentemente. Fa molto danno, sbaglio. Date giù, bestie. Buono. Puoi solo risalire. Un po' di cure qui? No, eh. Sta per saltare. Oh, ho fatto un po' di danno. Ma le cure, ragazzi, dove sono? Dove sono i nostri support? Grazie. Vai giù, Rodog, ciao. Via col vento. Ok, dai, sto migliorando. Dov'è? Mercy? E niente, quando devo mirare però è un casino. Vai Bob. Dove è andato? Ma perché è andato fino là in fondo? Vabbè. Pensavo si fermasse prima, sinceramente. Lei vola però, vero? Niente, qua ci sto provando, ma è un po' difficile. Niente, sono morto. Però dai, a livello di danni mi sono un po' ripreso. Non tantissimo, però dai, sto imparando un po' ad entrare nel mood anche del champion da danno. Dai, col grab mi ha ucciso, infame. Ad entrare nel mood anche del champion da danno, perché vi ricordo che ho fatto tutti i tank in questo momento a livello di video. Ho giocato tante partite con i tank, quindi devo rientrare un po' nel mood di giocare un danno, non un tank. Uccisione doppia. Perché sto morendo? C'era una granata di Ashe che non ho visto. Peccato. Peccato. Ok, però dai, sono nettamente migliorato rispetto alla prima partita. What? Vabbè, va bene. Overwatch, sei un po' ubriaco, mi sa. Vabbè, qua non me l'ero giocata male. Avevo buttato giù Rodog. E poi, se non sbaglio, avevo anche ucciso Lucio. Eccolo. E poi vabbè, Bob l'ho buttato proprio al cesso. Però adesso ho capito che almeno Bob probabilmente non si ferma mai, credo. A meno che non becchi un muro. Quindi andiamo subito a fare un'altra partita con Ashe in Overwatch 2. Partita trovata a Torre di Lijiang. Andiamo di nuovo con la nostra Ashe e vediamo cosa riusciamo a fare in questa partita. Magari possiamo anche cambiare skin. Ho Deadlock, niente male. Oppure Yuka. E beh, è uguale. Facciamo Deadlock, che è diversa, dai. Queste sono tutte skin, vi ricordo, che ho preso in Overwatch 1. Perché io ho giocato per un po' di tempo ad Overwatch 1. Però provando davvero pochi campioni. Infatti la maggior parte di questi video che vedete sono me che provo per la prima volta dei campioni che non avevo mai giocato. O meglio, degli eroi. Io continuo a chiamarli campioni perché sono abituato a League of Legends. Ma sarebbe da chiamarli eroi, perché questi sono eroi. Guarda, riposizioniamo la balla. Dov'è? Vai, riposiziono. E tentiamo un altro canestro così volante. Di poco, dai. Vai, andiamo.
Come sempre, appunto, vi ricordo, lasciatemi un bel commento scrivendomi magari se siete dei main Ashe, come utilizzarla bene, come fare al meglio i colpi, a parte mirare meglio, perché questo ovviamente se non lo faccio, quello è colpa mia. Ok, ho iniziato a bruciare qualcuno. Oh raga, oh, attenzione, attenzione alla dinamite, Oh, headshot. Aia, mi sa che muoio qui ora. Devo ricaricare. Muori sombra. Ah, ho cercato di tirare la dinamite lì, peccato, non ce l'ho fatta. Beh, dai, a livello di danni sto facendo meglio del nostro Genji, che insomma non è che abbia fatto poi molto. E qui Sombra ha fatto un macello. Qui Sombra ha davvero fatto un macello. E non se riesco a tirare la dinamite là dentro? Tipo così? No, di poco. Buono, muori. Devo allontanarmi un attimo, mi servono delle cure, grazie. No, mi ha ucciso Junkrat. E boh, dai, io i danni li sto facendo, per quello li sto facendo. Il problema è che mancano un po' di cure, anche se non sto curando male i nostri support. Più che altro mancano cure a me. Allora, vediamo se riesco a tirarla meglio. No. Vabbè, devo andare da quest'altra parte. Vista che sei andata di qua, sei andata sopra? Ehi, al volo! Dai, che palle Junkrat. La dinamite sarà esplosa, avrà fatto male a qualcuno. Ecco, Junkrat è un personaggio abbastanza semplice da usare, cioè non devi mirare, tiri le bombe abbastanza a caso e qualcuno lo uccidi sempre, fa sempre molti danni. Guardate infatti quanti danni che sta facendo Junkrat. Dall'altronde, non dovendo mirare, è molto più semplice. Raga, ci sto provando io, ma non è semplice. Specialmente con Junkrat che butta quei colpi lì. E qua mi stavo per suicidare. Madò, raga, ho una precisione bassissima. Faccio cacare. Mo arriva. Bravo, ammazza me con la tua ultimate qua. Beh dai, top damage del team non è bastato comunque. Avrei dovuto fare molti più danni, avrei dovuto tirare meglio quel Bob. Anche se Bob lì effettivamente non è molto utile, perché basta mettersi dietro il muro e in generale Bob non ti prende. Primo round perso, va bene dai. Così entra? No, volevo sapere se... Brava. Qua comunque non voglio addossare la colpa al mio team, perché io sto giocando un campione nuovo, un eroe nuovo. Quindi devo comunque... È inevitabile che io non stia performando in maniera consona a quello che potrei dare. Però d'altronde i campioni, gli eroi nuovi bisogna provarli una volta ogni tanto. Quindi c'è sempre una prima volta anche provando i campioni nuovi. Io continuo a chiamarli campioni non eroi, mannaggia me. Allora, andiamo. Magari anche qualcun altro nel mio team sta provando con eroi nuovi, magari anche loro. Hop! Ma che trucco!
Allora, in questa mappa io potrei fare grandi cose buttando giù la gente, eh. Devo andare però nel posto giusto. E soprattutto devo mettere la dinamite dove loro arrivano, lì. Dai! No, peccato, devo andare un po' più vicino e sarei riuscito a buttarlo giù. Fossi andato un po' più vicino sarei riuscito a buttare giù entrambi, probabilmente. Però in questa mappa Ashi può fare davvero grandi cose, eh. Dai, andiamo. Comunque state vedendo come quanto faccia schifo a mirare, motivo per cui non sono un grande giocatore di FPS o altro. No, volevo tirare questa. Devo tirare giù quello scudo, assolutamente. Niente. Giustamente Winston che ti salta in testa, l'avete visto? L'avete Winston? L'avete visto Winston nel mio video, no? Quello che ho fatto. Ho vinto tutte e tre le partite con lui. In queste modalità è Sto perdendo fortissimo come l'obiettivo. tank. Quello in cui devi bisogna andare a conquistare un punto tutti insieme. Winston è fortissimo. E quando cadete sopra i champion da danno di supporto non possono farvi quasi nulla. È davvero forte. Dai, che l'ho buttato via dal suo scudo, raga. Carichiamo, carichiamo. Mo moriamo, infatti moriamo tutti. Grande Junkrat, sempre pro comunque, eh. Sempre difficile da usare. Play of the game is possible. Questa città non è Avrà fatto la play abbastanza of the grande. game. Sarà Arrenditi impegnato al mio molto. volere. Beh, arriverà il video in cui proverò anche Junkrat. Anzi, lo userò perché l'ho già usato in Overwatch 1. Non tantissimo, non sono troppo esperto di Junkrat, però. Boh, raga, io gli headshot non riuscirò mai a farli con in Overwatch. Continuo a pensare che sia proprio culo. E niente di più. Da dove mi hanno attaccato? Dai, da dietro, Sombra. Niente. Sombra arriva da dietro. Akira. E distrugge. It's easy. Wow, Reaper che teletrasporto incredibile. Ha risparmiato davvero tanto tempo il buon Reaper. Il buon Urgan qui. Proviamo ad arrivare da qui. E tirare la dinamite. Bob fa qualcosa? Niente, no, Bob non farà nulla. Cioè, non sono riuscito nemmeno a caricare la ultimate in questo round. Team Diff, dice Hurricane. Ma Hurricane mi ha fatto il mio stesso danno, non ti vergogni. Con Reaper. Vabbè, azione migliore della partita, ovviamente. Junkrat si butta dentro con la ultimate, guardo lì Piero. Vai. Easy. Bravo. Va bene, dai, andiamo a fare l'ultima partita con Ashi di questo video. Così da evitare di far vedere quanto faccio schifo in continuazione. Partita trovata. Andiamo di nuovo e per la ultima volta con Ashi. Che insomma, devi essere bravo a mirare. C'è poco da fare. Con Ashi devi essere bravo a mirare. Ancora di più che con Soldato, per esempio. Andiamo con la skin di Overwatch 2. Perché con la modalità appunto di mira, quella da lontano, lì praticamente sei. Hai un mirino piccolissimo, questa. Non mettetevi E io contro. continuo a pensare davvero che gli headshot su Overwatch siano una questione di Dai culo. I aiuto personaggi Piero, si muovono troppo disorganizzato. velocemente per poterli effettivamente mirare. Devi andare di predict e devi tirare a caso. Essenzialmente è quello, ragazzi. Ti Penso, la saluto. penso Spero così. sappiano combattere. Avendo usato sia campioni che non mirano, sia campioni che mirano come questa, o Hanzo, o Soldato, eccetera. Quelli che mirano e fanno Mi è un colpo passato singolo, il tipo questa è tempo. Hanzo. O anche Kiriko per dire, per esempio, con Magistrale. il suo pugnale, gli headshot Qualcuno batte una sono questione di lenticchia. fortuna, ragazzi. Dai, è palese.
Devi andare di predicare i personaggi. Si muovono troppo velocemente per andare di mira effettiva. Quindi, bello, grazie, May. Personaggio sempre fantastico, eh. Dobbiamo respirare come un tigrano. Sta per saltare! What? Da dove mi ha colpito? Vabbè raga, che palle sta meglio. Ah, non ci arriva proprio da lontano. La risposta sta all'immobilità. Che sta lontano. Dimmi solo chi deve. Buono. Stanno facendo tutto il mio team in realtà, eh. Io non sto facendo una sega. Brucia, Rodog, brucia. Buono. Ma quel Rodog non si cura nemmeno, boh, strano. Mi sa che mi ha messo contro gente scarsissima per riuscire a farmi vincere con Nash. Potenzio i tuoi danni. Grazie. Sta per saltare. Dai però. Sto portando il carico. Corsa di assentamento. Arrivo Dumfist, arrivo. Buono. L'ha uccisa l'altro, non io ovviamente. Qualche tank qui sotto. Sta rompendo le palle. Ovviamente di nuovo non l'ho uccisa io. Buono. Beh, la dinamite che lanci e fa esplodere in faccia ai nemici effettivamente fa un bordello di male. Un bordello di danno quello. Ok, c'è Mercy lì, va bene. Hai una spina del fianco. Ma dai! Non ti lascerò cadere. Grazie, Mercy. Sto spostando il carico. Oh, finalmente! Non l'ho uccisa io comunque. Non sono riuscito a colpirla la dinamite. Vi rendete conto di quanto faccio cacare con la mira? Giustamente si allontanano tutti dalla dinamite quando la tiro perché. Oh, finalmente! Dai, ho ucciso qualcuno. Ho ucciso May. Questo è ancora più godurioso. May di merda. Buono, dai. Boh, abbiamo vinto questa partita. Easy, boh, va bene. Ma ovviamente non è per merito mio, ma perché ci hanno messo contro un team sgangheratissimo. Azione migliore della partita, il buon McCree. Guardalo qui. Ecco, lui sì che fa dietro. Cioè, vabbè, quello era un personaggio fermo, ragazzi. Vabbè, ci riesco anch'io. Boh, per me lì va... va proprio a sentimento. Roba degli headshot. Va bene, comunque, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate di Ashe come champion, di Overwatch 2 in generale, e di darmi dei consigli su come usare al meglio questo campione, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!